Penso che si possa evincere dall'espressione del mio volto. Recensione, eh? Un'estate da sogno di Sara Morgan. Ragazzi, ragazze, se per caso doveste vedere nella vostra libreria di fiducia un libro come questo, dalla copertina stupenda, magnifica, dalle recensioni stupende dietro, assolutamente evitatelo. Evitatelo assolutamente, ragazzi. Allora, un'estate da sogno, ok? 216 pagine, perché in realtà questo libro sono più pagine, però fino a dove sono arrivato a leggere io, 216 pagine di paturnie, paranoie, sensi di colpa, rapporti andati a male. Mi sono definitivamente arreso quando a un certo punto si è iniziato a parlare di lavoro, di stacanovismo. Tutte cose che non c'entrano niente con un'estate da sogno. Ora, magari dalla 217ª pagina in poi potrebbe iniziare veramente questa estate da sogno, ma sinceramente per il momento non mi sento di andare avanti. Insomma, 216 pagine di pure paranoie, quando uno poi si aspetterebbe invece tutt'altro. Metterebbero che io qualsiasi persona, eh? Magari un domani lo finirò, ma per adesso mi sento di dire assolutamente queste cose qua riguardo a questo libro, ok? Non compratelo assolutamente. Se volete rischiare e provare a vedere voi se dalla 217ª pagina in poi tutto potrebbe cambiare, a voi il rischio. Io per adesso mi arrendo. Di voglia di continuare non ne ho più. Magari un domani lo riprenderò in mano, ma per adesso questa è la mia opinione. Invece, per quanto riguarda questi due bellissimi libri, 23 gradi e La storia mai scritta, sono due miei libri. Recensisco positivamente, assolutamente, non perché li abbia scritti io, ma perché sono scritti veramente bene, sono sottili ma ricchi e densi di contenuti, di immagini, mettono in scena entrambi argomenti mai messi in scena prima. 23 gradi, un fantascienza avventura, La storia mai scritta, un fantasy. Le trame si possono trovare tranquillamente in internet, su Amazon, oppure in altri bookstore online. Sono entrambi disponibili nelle librerie su ordinazione oppure nei bookstore online. Va bene, questa era la mia recensione riguardo a un'estate da sogno e ovviamente a questi altri due bellissimi libri. Va bene, al prossimo video recensione. Ciao!